3 le borse di studio consegnate in nome dell'attore senegalese Mandiaye Ndiaye, colonna africana del Teatro delle Albe, scomparso prematuramente nel 2014. Le borse sono andate a Adama Gueye, Fallou Diop e Moussa Ndiaye, che stanno partecipando allo spettacolo nel cartellone di Ravenna Festival Inferno. La borsa vuole tenere vivo il legame tra il Senegal e Ravenna ed è rivolta a giovani africani impegnati in percorsi di teatro creativi e innovativi. Permetterebbe, secondo me, a questi ragazzi di continuare a sognare questo desiderio che Mangiai aveva per loro, che gli può permettere di venire qua a imparare la realtà teatrale europeo e metterlo in sinergia di scambio con quello africano. Mangiai era arrivato in Italia come Vucumpra, ma ben presto aveva tirato fuori la sua anima da cantastorie. E c'è morto da Cantastorie, in anticipo, da giovane, per la grande fatica che ha fatto per tenere uniti Ravenna e il suo villaggio in Senegal. Ravenna, dove aveva imparato il teatro, e laggiù, dove voleva trasmettere quello che lui aveva imparato, perché aveva capito che la cultura e il teatro sono bellezza, sono evoluzione, sono futuro. Ancora qui a parlare di lui, a premiare dei suoi giovani allievi nel suo nome, e a far continuare quel teatro nato là con le radici ravennate.